таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Di anniversari, di retorica e di parate per questo 9 di maggio che speravamo potesse segnare la fine della guerra in Ucraina e invece siamo ancora qui a contare i giorni. La data è importante perché la vittoria contro il nazismo è una data capitale della civiltà europea. È giusto che la Russia la celebri come fa da quel giorno. E quest'anno però assume un significato particolare perché i missili, i carri armati, l'aereo dell'Apocalisse, gli armamenti e i reparti sfilano sulla Piazza Rossa per la prima volta col paese in guerra. Парад! Для встречи слева! На крок! Di ieri è stato infatti uno spartiacque e qualcosa è cambiato davvero. Potrebbe essere il discorso di Putin a spatti sorpreso che attendeva dichiarazioni di guerra o minacce al mondo intero. E meno male, mi verrebbe da dire. Il presidente russo prima ha fatto la vittima dicendo che è stato lui quello minacciato dall'Occidente, di aver reagito per difesa. Poi ha aggiunto però che una guerra globale sarebbe una catastrofe. Noi siamo un altro paese, la Russia ha un altro carattere. Noi non rinunceremo mai all'amore per la nostra patria, la fede e i valori tradizionali e anche gli usi e costumi del nostro paese, il rispetto nei confronti di tutti gli altri popoli e delle altre culture. E anche i valori in Occidente, valori millenari, sono stati improvvisamente dimenticati. Questo degrado ha portato a una falsificazione, un travisamento della storia. E chiaramente è stata sparsa russofobia. Una grande sfoggio di retorica militarista, però non c'è stata quella proclamazione della guerra totale che tanti immaginavano e temevano. Mi è sembrata tanta propaganda, ma anche perché il 9 maggio per la Russia è un giorno importante, si ricorda la vittoria sul nazismo, si ricordano i 25 milioni di morti che i sovietici avevano avuto tra civili e militari, quindi è comunque un giorno in cui si rende omaggio alla patria, alla nazione. Dopo la parata militare c'era la sfilata popolare di milioni di persone con le fotografie dei loro congiunti, guardate, di grandissima, ovviamente, di grandissimo impatto ed efficacia. Vedete insieme le bandiere russe, ma ci sono anche le bandiere rosse con la falce e il martello dell'Unione Sovietica e, come vedete, i volti dei caduti, dei tanti, dei milioni di caduti. Non so se lo vedremo, ma aprire la parata, la sfilata, era lo stesso etniche. Vladimir Putin con la foto di suo padre. Putin con suo padre. I russi, che leader si sono ritrovati? Un leader di sfida, un leader un po' dimesso, un po' sottotono?
Sicuramente era dimesso, ma credo che sia stato estremamente efficiente ed efficace oggi. È arrivato lì, ha detto quello che voleva dire per giustificare la guerra che lui definisce operazione speciale. C'è stata comunque una parata, altrimenti non sarebbe stata una giornata usuale, così non sarebbe stata percepita almeno in Ucraina. In questi giorni, in queste ore, state combattendo per le nostre persone nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, la Russia. E il nostro compito è quello di mantenere la memoria di chi ha piegato il nazismo, chi ci ha dato la possibilità di essere qui oggi, ha fatto tutto quello che era possibile in modo che il terrore della guerra globale non si ripetesse. I paesi della NATO non ci hanno voluto ascoltare, il che significa che in realtà l'Occidente aveva altri progetti. Quello che è il sentire del suo popolo, forse al suo popolo quello che a noi può apparire in qualche caso anche assurdo, tipo l'idea che la NATO volesse attaccare la Russia, invece può far presa. A me ha dato l'impressione comunque di una persona che stava cercando di giustificare a se stesso quello che l'aveva fatto, parlando di qualcosa di inevitabile, cioè il destino mi ha portato a fare questo perché non avevo alternative. Cari cittadini della Russia, buona giornata della vittoria. In questi giorni, in queste ore, state combattendo per le nostre persone nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria. Ho visto un leader che sta cercando di giustificare qualcosa che comunque non andrà bene per la Russia, perché potrà metterci tutti i fiocchi che vuole, ma questa è una sconfitta. Sulla Piazza Rossa, per la celebrazione in pompa magna della vittoria sul nazismo nel 1945, abbiamo visto e ascoltato un Vladimir Putin estremamente determinato, non ha intenzione di fare un millimetro indietro, però non ha fatto passi avanti, non ha annunciato quella mobilitazione generale, non ha dichiarato guerra totale all'Ucraina. In Occidente molti commentatori hanno visto nelle parole di Putin un se non altro un tentativo di mostrarsi moderato, una seria intenzione di far calare la tensione mondiale sul timore della cosiddetta guerra totale che molti erroneamente in Occidente avevano previsto che fosse la sua dichiarazione di ieri. Col fatto che in realtà raramente quello che voi immaginate che per succedere poi si avvera, come il ministro della difesa britannico ha detto, ci sarebbe stata una mobilitazione, sarebbe annunciata la guerra totale e nulla è successo. Allora vorrei dire che da 15 giorni siamo stati martellati da tutti i giornali, Corriere della Sera in testa, che Putin avrebbe dichiarato la guerra totale eccetera eccetera. Questa era la versione della CIA. E la CIA che riferiva, che aveva notizia, che avrebbe fatto questo. Voglio sapere da te intanto che Putin hai visto ieri. Un Putin che non ha annunciato né la mobilitazione generale che si poteva temere, né ha fatto ricorso nuovamente a quelle minacce di uso dell'arma nucleare. È un Putin che evidentemente risponde alla logica della forza. E cioè che è quello che l'unico linguaggio che capisce un dittatore di quel tipo. E sul campo le cose gli stanno andando male e quindi è meno arrogante, meno prepotente, meno minaccioso di quanto ci si poteva aspettare. La Russia attuale è un paese sotto stretto controllo dei servizi di intelligence, l'intera popolazione, e quindi Putin sa perfettamente quanta parte della popolazione russa è molto perplessa su quello che accade e naturalmente si guarda bene dal dirlo nelle forme con le quali siamo abituati a farlo noi nel mondo libero. Però i servizi di intelligence sanno ascoltare anche quello che non viene detto ufficialmente o quello che non viene scritto su giornali che non possono essere pubblicati, perché chi provasse a scrivere le cose in un certo modo finirebbe in prigione nella Russia di oggi. Di conseguenza anch'io penso che si sia trattato di un discorso molto rivolto all'opinione pubblica russa, a rassicurarla, a sollecitare quell'orgoglio nazionale che c'è, proponendo una parata militare estremamente spettacolare che
a mio giudizio, guardando allo stato attuale delle forze armate russe, è come se noi potessimo quasi osservare che oggi sanno fare meglio le parate della guerra. Gloria al valore delle nostre armi, per la Russia, per la vittoria. Urrà! Ancora una volta Zelensky ha giocato anche sull'immagine e sulla scenografia. Di fronte alla scenografia, l'avete visto, da grande parata di immagini straordinarie della Piazza Rossa gremita di uomini e mezzi, c'è stato esattamente, in maniera ricercata, sapiente, cinematografica, il suo contrario. Grande popolo della Grande Ucraina, il 24 agosto del 2021 l'intera nazione ha celebrato il 30° anniversario della nostra indipendenza. I nostri soldati, i nostri difensori, le nostre armi stavano sfilando lungo questo viale, il nostro Mria sfrecciava nel cielo. Non c'è nulla di più pericoloso di un nemico insidioso, ma non c'è nulla di più velenoso di un falso amico. Queste sono le parole del grande filosofo ucraino Skovoroda. Il 24 febbraio ci siamo resi conto di questa verità, quando un falso amico ha iniziato una guerra contro l'Ucraina. Se Putin ha parlato quasi esclusivamente alla sua nazione per rassicurarla, come diceva Roberto Arditti, invece con questo filmato dalle grandi tinte cinematografiche, Zelensky ha parlato più al mondo, all'Occidente, perché si schieri compatto e continui a restare compatto al suo fianco. Ma direi che con il discorso di Putin ci siamo addormentati nella Russia e ci siamo risvegliati oggi nell'Unione Sovietica. E con Zelensky invece siamo già nell'epoca di Facebook, quindi diciamo la comunicazione super occidentale di Zelensky finisce per essere premiante, perché c'è una logica, c'è un peso diverso delle parole. Oggi noi vizznacciamo день перемоги над нацизмом. Il giorno della vittoria contro il nazismo. Non cederemo a nessuno un singolo pezzo della nostra storia. Siamo orgogliosi dei nostri antenati che, insieme ad altre nazioni della coalizione anti-Hitler, hanno sconfitto il nazismo. E non permetteremo a nessuno di annettersi questa vittoria. Nessuno potrà appropriarsene. Il nostro nemico sperava che non avremmo celebrato il 9 maggio e la vittoria contro il nazismo, in modo tale da dare un senso alla parola denazificazione. Milioni di ucraini hanno combattuto il nazismo ed hanno affrontato un viaggio lungo e faticoso. Ti colpisce il coraggio di Zelensky? La sua forza certamente è stato il coraggio innanzitutto di non andare via. Si aspettavano che andasse in esilio e che governasse dall'esilio. Questa è la potenza della politica. Probabilmente una mossa che cambia completamente il senso della resistenza ucraina. Completamente. Questa non è una guerra tra due eserciti. Questo è uno scontro tra due punti di vista globali. Una guerra condotta da barbari che hanno bombardato il museo Skovoroda, che credono che i loro missili possono distruggere la nostra filosofia. Una filosofia che dà loro fastidio, che non conoscono, che li spaventa. L'essenza di questa filosofia è che siamo un popolo libero che segue il proprio percorso. Oggi c'è una guerra su questo percorso e non cederemo a nessuno un singolo pezzo della nostra terra. Населення мене ненавидь здивалось там, освобождав я і Білорусію. Zelensky decide di rimanere e cambia completamente la percezione. Quindi il suo coraggio è farsi testimone. E ultima cosa, attenzione, aprire le porte dell'Ucraina ai reporter. Tutti i reporter del mondo sono lì. Accade che se da un lato la città di Kharkiv
negli ultimi due giorni è stata relativamente risparmiata dai bombardamenti. Bravo, invece vediamo le immagini che ci hai mandato di devastazione totale. Intorno invece, intorno alla città, nei villaggi che in questo momento sono teatro della, e negli ultimi giorni sono stati teatro della controffensiva ucraina verso nord, quindi verso il confine russo a Belgorod, iniziano a svelarsi le devastazioni compiute in questi villaggi negli ultimi due mesi. Come vedete, la maggior parte delle abitazioni civili sono distrutte, in terra ci sono tantissime fosse create dai missili sparati sia da terra che dal cielo, moltissimi veicoli sono in fiamme e per strada non c'è quasi nessuno. Щороку, 8 травня, разом з усім цивілізованим світом ми вшановуємо кожного, хто захищав планету від нацизму у роки Другої світової війни. Мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ і мільйони причин, щоб сказати злу ніколи знову. 24 лютого слово «ніколи» стерли. Розстріляли, розбомбили сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Entrate con me, perché credo che le immagini parlino da sole. Mentre le liberazioni e le controffensive continuano, tantissime, ancora migliaia di persone sono stipate nella metropolitana. Quindi con discrezione e tranquillità proviamo lentamente a entrare in quella che è la casa di tantissime. Dobre dien. Di tantissime persone. Qua ci sono circa 600 abitanti. Siamo nella metropolitana del quartiere più bombardato, della città più bombardata, della regione più bombardata di questa guerra. Stiamo andando verso Odessa, che da ieri viene bombardata. Questo è il cratere del missile lanciato questa notte. Le persone stanno cercando almeno di rimettere in piedi il recinto esterno. Giorno della vittoria contro il nazismo, stiamo combattendo per una nuova vittoria. Il percorso è difficile, ma non abbiamo dubbi. Vinceremo. Che vantaggio abbiamo rispetto al nemico? Siamo più furbi, grazie a un libro di testo sulla storia dell'Ucraina. Non conosceremmo il dolore se tutti i nostri nemici potessero leggerlo e trarre le dovute conclusioni. Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'offensiva e ha messo il piede su un rastrello. Ogni occupante che mette piede sul nostro territorio calpesta questo rastrello. Abbiamo vissuto tante guerre, ma sono tutte finite allo stesso modo. La nostra terra è stata seminata con munizioni e proiettili, ma nessun nemico è mai germogliato e messo radici qui. Ми б'ємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні. Una scenografia diversa che è stata studiata, ormai siamo abituati a questa sofisticazione da parte... Mirata proprio per diversità. Proprio speculare opposta, studiata in maniera molto efficace e suggestiva dalla comunicazione, dalla propaganda di Kiev, che in questa guerra si è distinta per capacità, ma questo lo sappiamo già. Скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні! Guarda.
ricordate sì. Putin ieri alla manifestazione, il volto, diciamo, moderato di Vladimir Putin. Ed è nostro dovere ricordare coloro che hanno schiacciato il nazismo, che ci hanno lasciato in eredità di essere vigili e fare di tutto perché l'orrore della guerra mondiale non si ripetesse. Non c'è stata un'escalation di parole nel discorso di Putin. Ed era quello che invece da questa parte del mondo si temeva, perché avrebbe potuto dichiarare guerra, per esempio, e passare da quell'operazione speciale a una guerra più dichiarata, avrebbe potuto tirare in ballo il nucleare, di cui insomma sappiamo ha un bel arsenale. Ecco, però, tutto questo non c'è stato. Però, e quindi, fammi finire il discorso. Quindi questo, secondo me, è molto interessante anche guardare a quello che succederà oggi pomeriggio, perché oggi è una grande giornata anche per l'Europa, perché si celebra la nascita dell'Europa e ci sarà questo discorso di Macron, presidente di turno. E lì potrebbe esserci qualcosa di interessante che l'Europa ha da dire a Putin. In questa Europa, come lei ha definito su un bellissimo articolo di questa settimana sulla Stampa, un'Europa che sembra viaggiare verso il viale del tramonto, c'è solo Macron che ha una posizione diversa. Questo siamo ridotti a aspettare anche, Macron? Ma Giletti, anche la Germania, ma anche la Germania che Scholz ha detto alcune cose. E ripeto, Francia e Germania, che sono poi i veri stati europei, diciamocelo francamente, insomma, sono quelli più forti per una ragione o per l'altra, la Francia per la sua grandeur o la sua ideologia di grandeur, la Germania per la propria potenza economica, dovrebbero potersi imporre per procedere non contro gli Stati Uniti, perché è assurdo da tutti i punti di vista, perché l'Europa deve essere anche Europa atlantica, ma certo con autonomia, con autorevolezza e autonomia anche rispetto alla politica americana. Se questo non è possibile, è chiaro che l'Europa non ha senso politico, cessa di avere senso politico, perché è un'Europa suddita di un'altra potenza, sia gli Stati Uniti sia qualsiasi altra, cessa di essere una unità politica e non potrà avere alcuna voce in capitolo per risolvere questa tragedia. Ora, l'Europa autonoma può esserlo, vuole esserlo o no? O vuole essere soltanto atlantica? Lei è d'accordo con quello che dice Ursula von der Leyen, e cioè che l'Ucraina deve vincere questa guerra? E in questo caso che cosa significa vincere? La Russia ha invaso l'Ucraina. Le truppe russe sono state già spinte fuori quando hanno cercato di arrivare a Kiev. Ora devono essere spinte ancora oltre questa linea, la linea di confine che già esisteva prima di questa invasione. L'Ucraina deve difendere questo suo territorio, deve rifiutare l'invasore. Sì, ma che cosa deve accadere? C'è una trattativa in corso? Queste lunghe conversazioni con il presidente francese Macron stanno portando a qualche risultato? Secondo lei Putin è disponibile a una trattativa, perché non si ha questa sensazione? Adesso sembra di no, effettivamente. Tutti quelli che sono stati a Mosca hanno cercato di parlare con lui e hanno cercato di convincerlo di far smettere questa guerra. L'ultima persona è stato proprio il segretario generale delle Nazioni Unite. Tutti loro sono tornati a mani vuote. Sono tornati tutti avendo parlato con Putin, sentito dire che lui non vuole una guerra, che lui continuerà con questa operazione militare speciale, come la chiama lui. Chiaramente per negoziare bisogna essere almeno in due persone. In questo momento sì, siamo noi, l'Unione Europea, che vuole assolutamente arrivare a negoziare una soluzione. Tanto Putin quanto Zelensky hanno guardato al passato per interpretare il loro presente di guerra. È giusto e forse inevitabile in una giornata così carica di simboli come l'8 e il 9 di maggio. A patto però che questo
questo non sia un sintomo di impotenza, di incapacità di immaginare un futuro che metta fine a questo conflitto. E allora l'augurio è che questa capacità di guardare al futuro arrivi oggi dall'Europa, che proprio nel 9 di maggio celebra la sua festa. Macron, presidente di turno del semestre europeo, parlerà oggi all'Europarlamento e la speranza di tutti è che, al di là della retorica, sappia guidare i leader europei a dare corpo a quella intuizione con cui nel 1950, proprio il 9 di maggio, Schuman pose la prima pietra nell'edificio dell'Europa, allora ancora da costruire. Oggi, 9 maggio, la libertà e la speranza nel futuro hanno il volto dell'Unione Europea. È a nome di questa libertà, di questa speranza, che noi sosteniamo e continuiamo a sostenere l'Ucraina, il suo presidente Zelensky e tutto il popolo ucraino. Per sostenere l'Ucraina abbiamo mobilitato, come non era mai accaduto, degli importanti mezzi militari, finanziari e umanitari. Continueremo a farlo. Ciò tuttavia non vuol dire che siamo in guerra contro la Russia. Operiamo in veste di europei per la preservazione della sovranità territoriale dell'Ucraina. Spetta soltanto all'Ucraina definire i termini di negoziazione con la Russia. Quando la pace tornerà, finalmente, sul suolo europeo, dovremo costruire nuovi equilibri di sicurezza e assieme non dovremo cedere né alla tentazione dell'umiliazione né allo spirito di vendetta. A Strasburgo oggi è stata la giornata dell'Europa e abbiamo sentito, oltre a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, anche il Presidente francese Macron, con un intervento importante. Tra le altre cose ha detto che non siamo in guerra con la Russia e la pace non si fa umiliando Mosca. Questo è un cambio di linea, soprattutto rispetto alla linea di Biden? Prima dicevo che Putin parla con poche persone, una di quelle con cui parla di più è il signor Macron, che lo sente una sera sì e l'altra pure, credo che gli stia facendo una sorta di psicoterapia oppure una cosa vicendevole, non lo so, però insomma si parlano molto ore e ore e quando lui dice umiliare la Russia intende umiliare Putin anche in questo senso. Perché lui sa che Putin, per il suo temperamento, per la sua storia, è una persona che fondamentalmente si è sentita respinta dall'Occidente, offesa, umiliata, come io sono il capo della grande Russia, eccetera, eccetera. Però che cosa vuol dire concretamente, al di là della psicologia? Vuol dire che non è nell'interesse dell'Europa, secondo Macron, che la Russia vada a carte 48, come invece magari qualcuno in alcune parti d'Europa, per esempio in Polonia o nei paesi baltici, o qualche americano pensa dovrebbe finire questa guerra. Torno all'argomento iniziale, quello di Macron, cioè dell'altro 9 maggio, che è il 9 maggio 1950, l'inizio della dichiarazione di Schuman e quindi l'inizio del processo di integrazione e di unificazione dell'Europa, è il tempo della trattativa. Macron ha detto due cose. È l'Ucraina che deve decidere quando è il tempo della trattativa e quali sono le condizioni. Cioè non si decide sulla testa dell'Ucraina e non si decide sulla testa di Zelensky. E al tempo stesso dice candida l'Europa a essere protagonista di questa trattativa. Questo è un punto molto importante perché tutta la polemica di questi giorni è rispetto a quanto Biden e la Casa Bianca considerano invece questo il tempo della trattativa. Ecco, mi sembra che Macron metta spinga la sua su quel versante anche rispetto ad una distinzione tra Europa e Stati Uniti. La necessità però dell'Europa di andare compatta è fondamentale anche per non rischiare di essere troppo al traino degli Stati Uniti e della NATO. Ecco. Alcuni concetti che sono stati ribaditi anche da molti leader europei rispetto al fatto che comunque gli interessi europei hanno delle sfumature, anzi ben più di sfumature decisamente differenti rispetto a quelle degli Stati Uniti. E Macron, non dimentichiamolo, è stato appena rieletto, è un presidente forte, ha detto la Francia ha scelto l'Europa e quindi si candida a essere anche il leader europeo che fa da capofila
a questa trattativa. Ultimo tassello, l'Ucraina è candidata a entrare nell'Unione Europea, quindi l'Europa che vuole l'Ucraina nelle file della sua organizzazione si candida a essere anche quel soggetto politico protagonista del tavolo della pace. Emmanuel Macron, l'unico leader occidentale che sembra ancora credere alla possibilità di una tregua, nel pomeriggio le ha teso una mano dicendo: non si arriva alla pace umiliando la Russia. Il presidente francese l'ha detto ieri intervenendo a Strasburgo per la festa dell'Europa. Il messaggio era rivolto soprattutto all'altra parte dell'Atlantico, no? Dove oggi arriverà anche Mario Draghi, atteso ad un importante faccia a faccia col presidente americano Joe Biden. La sensazione è che dopo la giornata di ieri il boccino possa infatti passare dalle mani di Putin alle mani proprio di Joe Biden, del presidente americano. Insomma, l'Europa ha battuto tutto un colpo. Noi ci auguriamo che oggi Mario Draghi, tra le mura della Casa Bianca, questo colpo riesca a farlo sentire forte e chiaro anche a Biden. I like to be in America, okay, my me in America, everything free in America, for a small fee in America. Whose broad stripes and bright stars. Siete uno degli alleati più stretti che abbiamo avuti e anche in questa crisi, contro questa aggressione brutale. E la cooperazione con voi a volte comporta dei costi. Abbiamo visto cosa sta succedendo in Ucraina, è veramente incredibile. Il legame tra i nostri due paesi è sempre stato molto forte e senz'altro questa guerra in Ucraina ha reso ancora più forte questo legame. Se Putin ha mai pensato che sarebbe riuscito a dividerci, beh, ha fallito. Mario Draghi è a Washington. Ministra Alessandra Todde, cosa ci sta facendo? Cosa va a dire a Biden? Essenzialmente ha parlato di molte cose, ha parlato chiaramente della posizione dell'Europa, ha parlato di pace, ha parlato della necessità di far finire il conflitto il più velocemente possibile. In questo incontro siamo stati d'accordo sul fatto che occorra continuare a sostenere l'Ucraina, occorra continuare a far pressioni su Mosca e occorre anche però cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Cosa è andato a fare Draghi da Biden? Bisognerebbe chiedere a lui cosa è andato a fare. Mi pare che una ministra molto a lui vicina, quindi possiamo provare. Mi pare che parole di pace nella bocca di Draghi non abbiamo sentite molto. Mi pare che sono le stesse parole che dice Biden, con differenti lingue ma con differenti accenti, ma sono parole di guerra. Ed è questa la cosa che preoccupa. Perché quali oggi sono le parole di guerra di Draghi? Le parole di guerra di Draghi sono continue, anche solo la volontà continua di indicare in Putin il diavolo, il demonio, il male assoluto. Un capo di governo non può fare così. Io credo che da Biden ieri Draghi abbia fatto presente questa esigenza europea di arrivare il più presto possibile alla fine, o comunque ad intraprendere un cammino d'uscita da questo tunnel. Ma attenzione, l'ha fatto da alleato e da amico leale. Il problema fondamentale è che io critico il governo Draghi, perché penso che il governo Draghi sia un governo di burattini nelle mani della Casa Bianca. Cioè, io sono d'accordo con Putin quando Putin dice che non parla con l'Italia perché il governo Draghi è un governo dove Biden è il puppeteer, di Draghi. Penso che chi negli ultimi giorni e settimane ha accusato Draghi di essere, diciamo, il barboncino degli americani, di dire che lui andava tutto bene, a dimostrazione che Draghi, forse non siamo l'alleato più importante degli Stati Uniti, però fra Germania, Francia e Gran Bretagna, tra i leader Draghi è il più navigato. E ha di fronte un leader navigato che è Biden. Ma che devo dire a Draghi? Forse sarebbe Draghi che dovrebbe dare messaggi al paese, no? Draghi, cominci ad ascoltare gli italiani, che
per la grande maggioranza hanno detto che non condividevano la logica del riarmo e nemmeno la logica della guerra. Più che armarci bisognerebbe costruire la pace. C'è uno scollamento evidente tra il voto parlamentare e il paese reale. Draghi non lo recupererà perché è subalterno alle politiche della NATO e degli americani. Il presidente Draghi andrà dagli americani per dire loro: noi ci siamo. E basta. E sono qui per dirle che in Italia, in Europa, ora la gente vuole una fine, vuole che venga messa la parola fine a questi massacri, a questa violenza che è in corso. Aggiungo che quindi, oltre a dire l'importanza di pace, che non vuol dire arrendiamoci, molliamo tutto e lasciamo che dell'Ucraina faccia un campo di concentramento, no, è un'altra cosa, vuol dire guardate che a noi una guerra infinita non interessa, l'Europa non la vuole, non se la può permettere. Cosa succede oggi a Piazza Altissima? C'è una manifestazione il cui titolo è "Non il nostro nome, non alla guerra in Ucraina, sì alla pace". Vedo che con Ludovica c'è Giorgio Cremaschi, che noi ben conosciamo, ecco infatti il titolo della manifestazione. Oggi forse Cremaschi è più tranquillo dopo questo incontro Biden-Draghi, dopo il fatto che appunto Draghi ha parlato chiaramente dell'esigenza europea di arrivare a una pace. Non mi sento più tranquillo perché ho l'impressione che ci sia solo un cambiamento di tono della propaganda di guerra nel nostro paese, nel senso che siccome c'è una maggioranza evidente di opinione pubblica che questa guerra non la vuole fare, non ne vuole sentir parlare, adesso si mette dentro la propaganda di guerra più spesso la parola pace, però non cambia la sostanza. Io ho visto questa mattina sui giornali l'elenco di tutti gli ordinativi militari che Biden ha fatto a Draghi. Noi abbiamo, mi pare che abbiamo anche adesso coinvolto i soldati, quindi siamo sempre più direttamente in guerra con la Russia. In collegamento c'è un uomo che i grandi sostenitori della Lega definivano sempre il capitano, abituati a vederlo combattere, vincere battaglie e quant'altro, e oggi viene chiamato pacifista. Allora sono curioso di capire questa metamorfosi nel nome, se continua anche poi nei contenuti. Quando si parla di armi io non riesco a essere felice. La guerra non è un gioco. Sono padre e non voglio lasciare ai miei figli un futuro di guerra, di morte, di distruzione, di disperazione. Io spero che tutti coloro che sono davanti al video tifino per la pace e si dicano pacifisti, altrimenti se c'è qualcuno che tifa per la guerra, per le bombe, per la distruzione, ha qualche serio problema nella testa. Ucraina, Salvini, no alla fornitura di armi letali a Kiev. Il leader della Lega ha detto: io ogni volta che sento parlare di armi non mi piace la cosa, glielo faccio vedere qualche tempo fa. La difesa è sempre legittima, quando uno mi entra in casa di notte o in azienda di notte è lui che è fuori posto, è lui che sbaglia, non sono io che devo aver paura a difendermi. Quanto pesa? Beh, siamo sui 3 kg, 3 kg e mezzo. Se tu mi entri col passamontagna, il bastone o la pistola in casa mia di notte, io mi difendo prima che tu mi prenda a bastonate. Salvini ora dice che è contro le armi. Io me lo ricordo quando voleva armare anche i benzinai. A un certo punto c'era una roba che Salvini era per libera arma e libero Stato. Qui ancora fatica a parlare, va? E ancora? Un altro momento di fatica con le armi. Ecco qua. Ci possiamo fermare, grazie. Okay. Possiamo fermare. Però voglio tornare a Putin, perché lei ha avuto un rapporto molto stretto, lei è stato accolto anche alla Duma, diciamo in trionfo. Berlusconi ha detto: sono deluso dall'amico, era un amico, sono deluso, non mi riconosco in più in un rapporto con lui. Anche lei è deluso? Ma guardi, con Putin tutti, ovviamente, giustamente, lecitamente, hanno avuto i rapporti geopolitici con un capo di Stato, altri addirittura economici. Io ritengo che Putin
sia una delle persone più lungimiranti attualmente al potere sulla faccia della terra. C'è qualcuno in questo studio a casa ha paura di essere invaso dai russi stanotte? Io ridiscuterei anche la presenza dell'Italia nella NATO. Ecco, ma... Che titolo ha quest'aula per processare Putin e il popolo russo? Per decidere chi è democratico e chi invece è un dittatore. Se ripensiamo agli ultimi anni, Massimo, io sono ovviamente per i diritti, per la libertà, per l'Occidente, per l'Alleanza Atlantica, però quante guerre un certo tipo di Occidente ha cominciato che poi non hanno risolto nulla, anzi, hanno lasciato solo morti e problemi lì. All'improvviso, questo account, cioè non so se era già stato condiviso, ma nel 2015 Salvini scherzava auspicando un'invasione dell'Italia da parte della Russia di Putin, così torniamo un paese serio. Ora sta roba non ce la ricordavamo, però ne abbiamo fatte parecchie, una è stata questa. Non sappiamo bene perché avessimo mandato Pier Francesco a intervistare Salvini, però è accaduta sta cosa, guardate che roba. Ciambelli, volevo chiedere, cosa ne pensi delle dimissioni napoletane? Secondo te adesso il paese è sguarnito, cioè saranno delle elezioni, delle votazioni dure? Siamo a rischio di invasione, di occupazione militare russa, cosa che mi auspico nell'arco di breve tempo, così torniamo un paese serio.